Gli hotel inglesi si differenziano molto da quelli italiani e bisogna stare attenti a cosa si sceglie per non rimanerne delusi. In Inghilterra, ma non solo, bisogna effettuare, quindi saldare upfront, il conto senza nemmeno poter visionare la stanza. Gli hotel inglesi sono sporchi, scomodi, costosi, ma partendo informati talvolta il miracolo è possibile. Parliamone. Sigla. Gli hotel, specialmente quelli inglesi, in qualità di servizi igienici non sono il top. Infatti troverai spesso bagni piccolissimi ed ovviamente senza il bidet. In alcuni casi invece avrai un lavandino e o la doccia o la vasca ad uso personale in camera, ma il gabinetto è sempre in comune. Le stanze degli hotel inglesi sono in genere molto piccole ed anguste. Insomma, gli hotel inglesi non regalano nulla e a volte per trovare una sistemazione comoda e non lontana dal centro, mediamente si spendono 100 sterline a notte. Una cifra non troppo cheap. Un altro particolare è quello di trovare in un'elevata percentuale la moquette nelle stanze. Molto spesso questa non è tenuta in condizioni idonee ed emana odori sgradevoli per chi soggiorna, quindi assicurati che almeno la pavimentazione sia in parquet. All'estero e soprattutto negli hotel inglesi la colazione è a pagamento e spesso si aggira intorno alle 7-10 sterline. Ovviamente la colazione inglese non è paragonabile affatto a quella italiana in quanto ad abbondanza e qualità, quindi se ti trovi in un hotel a Londra rinuncia tranquillamente alla colazione e cerca un posticino dove poterla fare altrove. Quando prenoti un hotel inglese, assicurati delle recensioni e delle foto di viaggiatori perché è molto facile ritrovarsi in un seminterrato. I letti spesso sono ad una piazza e mezzo o alla francese, quindi informati bene prima di prenotare una stanza. La presa della corrente inglese ha 3 terminali piatti, quindi diversa da quella italiana. Basterà portare con te un adattatore per non trovarti impreparato, almeno sotto questo aspetto. Molti hotel inglesi non hanno neanche l'aria condizionata. Fino a pochi anni fa non era di massima importanza. Negli ultimi anni, anche in Inghilterra, il termometro ha riportato temperature alte rispetto alla media. Quindi, occhio a questo particolare. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure, se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!